squadra. Allora, Sucio, una partita che Trento ha meritato quasi facilmente di vincere nei primi due set, vi stavate un attimino incartando dal terzo. Guarda, siamo venuti qua, sapevamo che è un campo difficile con un bel pubblico, sapevamo che era pieno di gente, la squadra di Molfetta è sempre pericolosa a casa. Eravamo molto concentrati, sai, in questo tempo noi giochiamo tante partite, così non possiamo sprecare le occasioni. Dobbiamo migliorare sempre ogni allenamento, ogni partita che abbiamo per migliorare dopo la Coppa Italia e Champions League. Siamo venuti qua, abbiamo messo subito in pressione all'altra squadra e il terzo set era molto difficile perché loro hanno giocato molto bene e lì siamo stati un po' fortunati anche con la battuta di rete di Solé. Ci sta. Infatti quello che ci ha impressionato rispetto ad altre squadre è la compattezza come siete arrivati qui. Sì. Altre squadre sono arrivate quasi pensando che fosse una passeggiata. Ah. Voi sull'onda di altre squadre, tipo Macerata sì, era 19-16 sì. sotto abbiamo al visto... terzo set. Altre partite, forse sì. quelle partite abbiamo vi hanno visto, fatto sì, star per meglio. Questa perché abbiamo visto il video che quando Molfetta giocava contro le altre squadre a casa era molto difficile. Noi, come abbiamo detto, abbiamo un bel gruppo che non ci nervosiamo mai, non ci siamo negativi. Abbiamo i nostri problemi come tutta la squadra, ma pensiamo sempre al prossimo punto di fare il miglior possibile per l'occasione che abbiamo adesso. Non pensiamo al risultato, non pensiamo al set, non pensiamo contro chi giochiamo. E questa è la nostra mentalità, dal primo giorno di questo anno fino all'ultimo. Pensiamo solo punto per punto, set per set. E vediamo che succede dopo. Un'ultima domanda, hai utilizzato poco Sokolov che non è stato in grande serata, però col centro siete riusciti a scardinare. Zezzo oggi era malato, aveva la febbre, sai, stava molto male, così ho cercato di rilassare un po', perché sai, giustamente anche lui è stanco un po', aveva la febbre, stava male, e, sai, gli altri ragazzi hanno preso la fiducia. E questo è un bel esempio perché non possiamo aspettare solo un giocatore di vincere per noi, sai, ognuno deve fare il suo lavoro, i centrali, i posti quattro, e loro oggi era un bel gesto di gruppo che hanno aiutato Zezzo, anche me, giustamente perché per me Zezzo è il giocatore più importante per cambio palla, e così era un bel esempio di un gruppo positivo.